Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Grilli per la Testa da, attenzione, Alviano Appi e Marco Grilli. Abbiamo recuperato Alviano finalmente, perché la settimana scorsa io non ho potuto fare la trasmissione, non perché non ci fosse Alviano disponibile, ma perché mancavo proprio io fisicamente. Dov'ero? Sono andato a farmi un bel giretto a Bruxelles, ma ne parleremo durante la trasmissione. Certo. Quindi ben ritrovati tutti quanti, siamo su Radio Saius, torniamo a ripetere Grilli per la Testa, in regia il mitico Rosario Moreno. Ciao Ross! Buonasera a tutti quanti, cari amici, ben ritrovato dopo il tuo girovagare. Dopo direi dove, come, perché. Ben ritrovato anche Alviano. Grazie. Perfetto. Allora voglio solo ricordare una cosa ai nostri amici, che è uscito il 1° luglio il numero 7 della nostra rivista, le nostre news online. Quindi basta andare su saiuznews.it oppure dal nostro blog o dal nostro sito, ci sono i link, insomma vi andate a leggere questa rivista. Sono 13 pagine questo numero, ci sono molti articoli interessanti, oltre non solo di musica, animalisti, eccetera, ma anche da Antimafia 2000, insomma molto 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 interessante. saiuznews.it, il link diretto. Vai Marco. Allora, mi era venuta in realtà la tentazione la settimana scorsa di cercare di fare una diretta a Facebook direttamente dal Parlamento Europeo. Poi ci ho ripensato e ho detto no, aspetta un attimo, perché comunque meritava raccontare tutto il corollario dell'esperienza eventualmente e non fare una diretta così a bruciapelo, perché comunque è bella l'idea di preparare le persone a quella che è la realtà, l'approccio alla realtà del Parlamento Europeo, ma torneremo a parlarne nel corso della trasmissione. Alviano, quali le novità dell'ultimo momento? Certamente vale la pena di dire qualche cosa su quanto è stato fatto in questo caso. Si parla molto di Matteo Salvini, in questo caso nella giornata di oggi si può parlare di Maio, che in qualche modo sta licenziando, sta modificando il Jobs Act. Quindi penso che alcune parole vale la pena di dire su questo argomento. Assolutamente sì. Alla fine quello che in questo momento dicono tutti stia rubando la scena a chiunque è Matteo Salvini, ma in realtà non è così, perché la questione migranti comunque è ancora ben lungi dall'essere sciolta come nodo. Viceversa, Luigi Di Maio, uno che magari parla un po' meno, è vero, fa molte dirette Facebook, forse molte più di quanto ne faccia Salvini, però è uno che lavora dalla mattina alla sera, perché voci all'interno della Presidenza del Consiglio mi dicono che i ritmi siano assolutamente serrati e che lui sia inarrestabile. Lavora come un matto, corre a destra e a sinistra come un matto per incontrare maestranze, diciamo direzioni aziendali. Sta facendo di tutto per cercare di capire molto meglio e più approfonditamente quale sia il quadro generale della situazione, con riferimento poi nello specifico ad alcuni casi in particolare. Vedi il discorso dell'Ilva di Taranto, vedi per esempio tutto il discorso che lui ha promesso e ha mantenuto dei riders, cioè di tutti, tutti i ragazzi che fanno le consegne a domicilio per le realtà, che poi sono multinazionali per lo più, in campo per la consegna a domicilio del cibo. Fossero anche, voglio dire, semplicemente delle pizze, ma il discorso è sempre quello, perché questi ragazzi, vuoi con la bicicletta, vuoi col motorino, vuoi con qualsiasi altro mezzo, generalmente a due ruote, rischiano anche la vita in mezzo al traffico pur di poter accelerare i ritmi delle consegne, e il più delle volte lo fanno senza tutele adeguate, oltre che senza uno stipendio adeguato, perché si parla di un lavoro pagato un'inezia oraria piuttosto che addirittura cottimo, per cui chiaramente maggiore è
il numero di consegne che riesci a fare e maggiore è l'introito, che poi bisognerebbe verificare nel dettaglio a quanto ammonti, sarà sostanzialmente. Quindi questa è una delle situazioni. Poi sta pian piano, diciamo a cadenza giornaliera, fa visita appunto a realtà anche medio-grandi. Per esempio adesso abbiamo il caso dei 314 licenziandi che è venuto fuori, dunque ho fatto una diretta mi pare ieri addirittura, e sostanzialmente si è impegnato a fare in modo che un caso del genere non si possa più verificare. E infatti ieri è stato varato il decreto dignità, che contiene in sé diverse, come dire, soluzioni alle problematiche. Perché ho fatto il caso dei 314 dipendenti? Perché fanno parte dell'organico di una multinazionale che ha ricevuto finanziamenti dall'Italia per restare sul territorio italiano. Sì. E adesso vuole delocalizzare. Infatti 314 o 316, adesso non ricordo dove sia il numero preciso, rientrano nella quota parte di esuberi previsti da questa società per la ridislocazione dell'azienda anche in altre sedi. Allora Di Maio, giustamente, che poi è un discorso che si ricollega, lo avevano già fatto all'inizio, avevano detto che avrebbero lavorato in questo senso ancora prima delle votazioni. Assolutamente sì, e fino adesso chiaramente non hanno potuto mettere mano a qualsiasi cosa abbiano dichiarato nel periodo ante elezioni, però tutto ciò che fino adesso hanno realizzato l'hanno realizzato esattamente come promesso, cioè mentre avrebbero fatto una cosa la stanno facendo. È chiaro che in questo momento l'ordine di priorità, per quanto importante potesse essere dal punto di vista di contratto di governo, ma ricordiamo che i 20 punti non erano messi comunque in ordine di priorità. Certo. E gran parte di quei 20 punti sono stati assorbiti dal contratto stilato con la Lega per andare a formare il governo. Dopodiché ci sono aneddoti più o meno carini da raccontare su questa cosa. Detto questo, il decreto dignità è stato varato ieri sera sostanzialmente, e tra le disposizioni che contiene per l'appunto c'è quella per la quale chiunque avesse goduto di finanziamenti o di agevolazioni in territorio italiano dallo Stato italiano per mantenere la propria produzione di beni o servizi, sostanzialmente quindi la produzione di beni o l'erogazione di servizi in territorio italiano con personale italiano, laddove avesse intenzione di delocalizzare all'estero, dovrà restituire fino a 4 volte l'importo delle facilitazioni ottenute o dei finanziamenti avuti, ivi inclusi eventuali interessi, esatto, di mora. 5% di interessi. Okay, sì. Esatto. Proprio perché, diciamo, non ha tenuto fedeltà al, come dire, al territorio italiano, sì, e quindi di conseguenza ha approfittato di un vantaggio in Italia per poi poterlo riutilizzare magari anche in termini di avanzo di bilancio in altre sedi. Questa non è una cosa ammissibile, sostanzialmente non lo è, perché non è corretto che tu venga a, come dire, diciamo che a lucrare in Italia. Potremmo dirlo che se non è fatto, se non fosse fatto da, da sicuramente il Partito 5 Stelle nuovo al governo, la Lega sappiamo che già dal Movimento, perché sono piuttosto delicati dal Movimento, dal Movimento 5 Stelle. Ecco, diciamo che era un provvedimento che avrebbe dovuto venire in mente già da molto tempo. Stai per dire alla sinistra, vero? Esatto. Ecco, ma siccome noi abbiamo già discusso diverse volte su questa cosa, ed è un mio cavallo di battaglia, perché purtroppo è un cavallo che corre anche parecchio, la sinistra, al pari della destra, sono ormai concetti dispersi nell'etere ai quali si continuano ad agganciare degli pseudo nostalgici che nella maggior parte dei casi sono persone attaccate agli usi e costumi della vecchia politica. In questo momento non c'è più spazio per un, diciamo, per un'entità politica che non abbia voglia di evolversi, dove l'evoluzione non è in senso
che posso dire io, di imparare a rubare di più, ad approfittarsi maggiormente, ma l'evoluzione sta nel fare quello che la politica fino adesso non si è quasi mai occupata di fare, cioè di procurare benessere ai cittadini del paese. Guarda, in questo caso è il nostro paese, l'Italia, oltre che, visto che facciamo parte di una comunità che è l'Europa Unita, quindi l'Unione Europea, anche per converso gli interessi dei cittadini comunitari, laddove non è una questione di puro privilegio dei cittadini comunitari o, che posso dire io, dell'Unione, anche degli extracomunitari, qui potremmo venire al caso migrazione, laddove si è speculato e si continua a speculare ideologicamente, dietrologicamente, potremmo anche fare dell'ironia su questa cosa, e soprattutto anche dal punto di vista del lucro, cioè del ritorno economico, che purtroppo il fattore migrazione porta a determinati soggetti che il più delle volte si è dimostrato fossero o essere legati a doppio filo con la criminalità organizzata. Perfetto. Attenzione, perfetto, criminalità perfetto. Organizzata, non parliamo soltanto delle mafie, quindi delle organizzazioni mafiose italiane, parliamo anche delle organizzazioni criminali straniere, ma che si integrano anche dove che ci purtroppo sono esattamente comuni, agiscono in cointeressenza con la mala italiana. Quindi voglio dire, il malessere non è soltanto per questi poveri disgraziati che nella buona parte dei casi cercano, attraverso l'avventura di una traversata, di migliorare la propria situazione e possibilmente anche dei propri cari, ma anche di quei vigliacchi che approfittano della migrazione come fattore di lucro e di schiavismo, perché siamo tornati, certo, allo schiavismo, assolutamente, assolutamente, in epoca moderna, ed è una cosa vergognosa. Assolutamente. Diciamo qui c'è stato un lassismo, una volontà di non vedere, la legislazione è stata veramente lacunosa a livelli indescrivibili. Una cosa che possiamo dire, Marco, è quello che hai accennato anche in partenza, parlando dell'azione di Maio, si ha l'impressione che ci sia un'inversione di tendenza con i governi PD, ma anche con i governi della destra, Berlusconi, eccetera. Si aveva di più l'impressione di una politica tesa a governare un potere piuttosto che essere tesa a capire gli interessi dei cittadini. Adesso diciamo che stiamo facendo una sana marcia indietro, anche se il lavoro da fare certamente è moltissimo, però c'è questa impressione che il bisogno delle persone sia di nuovo al centro e non vi siano soltanto gli interessi delle grandi lobby, della grande finanza, eccetera. Assolutamente sì, la stessa cosa vale, riportandoci ad un altro argomento che è diventato una vera e propria piaga sociale, al di là della migrazione o delle difficoltà lavorative in genere, comunque intese, stiamo parlando per esempio di quello che il decreto dignità va a toccare come aspetto riguardo al gioco d'azzardo. Sei bravissimo, ludopatia. Bravissimo. Quindi creiamo effettivamente un collegamento, perdonatemi, interdisciplinare tra le varie cose. Quindi il governo, nella persona in questo caso del ministro Luigi Di Maio, come ministro del lavoro e congiuntamente dello sviluppo economico, si sta facendo carico di tutto ciò che chiaramente, dobbiamo ripetere, ha già premesso in campagna elettorale, ma che sta mantenendo, perché la ludopatia è una vera e propria, come abbiamo definito poc'anzi, piaga sociale. Padri di famiglia e madri di famiglia rovinati, che hanno compromesso anche il futuro, non solo proprio, ma anche dei propri figli, dilapidando interi patrimoni per il gioco, per il miraggio del gioco. Quindi il decreto dignità cosa va a colpire fondamentalmente? Va a colpire intanto
la pubblicità che viene fatta. Esatto. Perché il gioco, laddove regolamentato e comunque riportato nell'albo della decenza, ecco che può essere una risorsa per l'erario, ma nel momento in cui non si hanno dei parametri, ci riferiamo alla Lotteria d'Italia. Esattamente, esattamente. Ma per quanto riguarda tutto il discorso delle slot machines, che anche quelle rientrano nelle competenze e nel principio lucrativo della malavita, okay, perché le organizzazioni malavitose, leggi anche uno dei casi recenti nel palermitano, per quanto riguarda l'imprenditore che distribuiva slot machines a destra e manca ed era colluso con la mafia della quale riciclava i capitali, alla quale allo stesso tempo pagava anche il pizzo, quindi una sorta di socio d'opera in poche parole. Noi sappiamo gli interessi di diversi parlamentari anche in questo senso. Esattamente, quindi ho toccato, ne ho fa scoppiare un altro bubone tra parentesi. Per cui questo aspetto ludopatia viene cassato almeno per una parte, nel senso che Di Maio ha previsto che cosa, il governo ha previsto che cosa, che non sia possibile più fare pubblicità di alcun tipo al gioco d'azzardo a nessun livello, e pena sanzioni saldissime, delle quali devo ancora vedere tutti i confini perché non ho ancora potuto leggere tutto il testo del decreto. Sia chiaramente la pubblicità fatta in termini tradizionali che chiaramente anche in termini di rete, quindi di internet, e questo è un altro aspetto importantissimo, per cui si va a cercare di tutelare quelle figure deboli. Certo. Torno a ripetere, poi ci sarà da approfondire tutto questo discorso, e chiaramente va a colpire anche coloro i quali hanno fatto del malessere della società il proprio business principale. Quindi torniamo sempre al discorso malavita. Guarda Marco, diamo giusto degli ordini di grandezza per chi ci sta ascoltando. Ricordiamo le cifre che stanno dietro i giochi così d'azzardo, la ludopatia, eccetera. In 10 anni la Guardia di Finanza aveva stabilito un'evasione fiscale pari a quasi 100 miliardi di euro in 10 anni. E alla fine c'è stata una contrattazione, sempre quando ci sono grosse cifre allora si riesce a contrattare, quando ce ne sono piccole si pagano salati interessi. Per chi ci ascolta deve sapere che da 100 miliardi si era arrivati a cercare di esigere almeno 1 miliardo, da 1 miliardo si è arrivato a 600 e alcuni milioni, e quello che so finora si è riusciti ad incassare di quei 100 miliardi originali in 10 anni dovuti da questo settore a 275 milioni. Cioè uno scherzo, per quanto la cifra di per sé sia importantissima, 270 milioni di euro. Sì, ma partendo dall'origine delle evasioni, una cifra incredibile. In 10 anni, ma poi sempre una cifra. Esatto. Tant'è che nel caso per esempio di quell'imprenditore palermitano legato presumibilmente alla mafia, perché per il momento è stato accusato, non è stato ancora processato, non è stato ancora riconosciuto colpevole, quindi tecnicamente presunto innocente. C'è un'indagine. C'è un'indagine in corso, ma si parla addirittura di 100 milioni al mese di introiti derivanti da giochi. Da gioco. Quindi ragazzi, stiamo parlando di cifre che sono pazzesche. Rischiamo di farci un paio di finanziarie, per non dire di più. Certo. Con queste cifre. Certo. A questo punto voglio dire, attenzione, faccio un parallelo con un altro argomento, perdonatemi, perché per rendere l'idea. L'Italia, per far parte della NATO, io continuo a dare una forbice di valori, perché non è una media costante, o comunque non è una cifra costante mensilmente parlando, ultimamente si ragiona di 52 milioni al mese. Sì.
qualche volta anche di 80. In realtà non sono al mese, sono al giorno. Ah, ecco. Okay. Quindi il gioco d'azzardo vale grosso modo un trentesimo delle spese dell'Italia per la permanenza all'interno della NATO. Sì. Okay. Sappiamo che Trump spinge verso il 2% del prodotto interno lordo. In realtà vorrebbe qualcosa di più. Allora, teniamo conto anche qua per dare dei parametri. Secondo i parametri europei, ogni Stato membro, per rimanere all'interno appunto del consentito, dei parametri fissati proprio in termini economici, non dovrebbe superare l'inflazione per un ammontare superiore al 2,9%. Sì. Okay. Trump chiede all'Italia di investire anche il 2,2% del PIL, per capire le percentuali, quindi 2,9% inflazione PIL, okay? Sì. 2,2% PIL spesa per la permanenza NATO, che significa per le armi sostanzialmente e per quelle che dovrebbero essere le forze armate. Ma in realtà, parlandosi di NATO, non stiamo parlando semplicemente di forze armate italiane, sì, ma stiamo parlando di operazioni congiunte, esatto, che sono esclusivamente a guida statunitense. Sì. Tanto perché capiamo 2,2, 2,9. Sì. Poi sì, c'è sempre uno 0,7% che balla, ma stiamo parlando di quello che dovrebbe essere il rapporto inflattivo rispetto a quello che è il rapporto di spesa per le spese militari. Stiamo parlando di cifre pazzesche, pazzesche, perché ogni operazione costa milioni e milioni di euro al giorno. In realtà la NATO ci costa dai 72 ai 90 milioni di euro al giorno. Ok? Fatevi voi un calcolo di quanto venga a costare. I ricatti poi sono alla porta, perché comunque parliamo di armamenti realizzati anche in Italia o venduti dall'Italia ad altri paesi stranieri che magari fanno parte della NATO. Sì. Ma in realtà poi esistono anche delle vie illecite parallele. Quindi l'Italia è sotto ricatto per una duplice, diciamo, coesistenza di fattori. La prima, perché fa parte della NATO e gli alleati di oltreoceano tengono stretto il guinzaglio. Sì. Vedi anche il ricatto dei dazi, tanto per aggiungere un altro recentemente, ai quali rivolti all'Europa, ma che poi di fatto si riflettono su ogni singolo paese, inclusa l'Italia, che tra le altre cose negli Stati Uniti esporta oltretutto beni di lusso, tanto per restare in argomento. E l'altra forma di ricatto è per quanto riguarda, per l'appunto, tutti i traffici illeciti in termini di spostamenti di armi verso paesi che tecnicamente non fanno parte della NATO, ma rientrano nel quadro di altri obiettivi strategico-militari o geopolitici, sempre concordati, si fa per dire, con gli Stati Uniti. Certamente. Per cui se tu non fai quello che dico io, rendo pubblico lo scandalo del fornitura d'armi a questo, a quell'esercito ribelle che in linea teorica noi stiamo anche combattendo sullo stesso campo. Sono le grandi contraddizioni di questo sistema. Fate voi un po', diciamo, come dire, la media delle informazioni. Detto questo, volevo condividere con voi un estratto dal Fatto Quotidiano, come editoriale di Marco Travaglio, che è quello d'apertura di solito. Mi piace tantissimo, vabbè, io personalmente adoro Travaglio, ma questo è un altro discorso, con tutte le sue piccole diciamo difettosità, magari anche caratteriali. Detto questo, dice prima ancora di vedere la luce, il governo Conte ha già registrato l'ostilità nell'ordine di Confindustria, cioè PD Renziano e Calendiano, Mediaset, cioè Forza Italia, aziende schiaviste che sfruttano i rider, lobby sbiscazziere, giornale unico rosicante. Quando incontro tanta bella gente sorge il sospetto che tu abbia ragione, e questa è, diciamo, una delle sue riflessioni. Se poi ti vengono anche addosso Giuliano Cazzola, che ha detto al pubblico ludibrio le pericolose analogie
sono alcuni passi del decreto, alcune proposte della FIOM CGL, manco fosse cosa nostra. Esatto, ok. E il giornale di Sallusti, che scova con raccapriccio fra i consiglieri Di Maio, economisti di sinistra come Alleva e Tridico, manco fossero Rine e Provenzano, il sospetto diventa certezza. Buonanime tutte e due, gli ultimi due citati, tra parentesi. Mettetevi nei panni dei tromboni che da un mese ripetono in Italia e in Europa che questo è il governo più di destra della storia repubblicana. A me vengono dei seri dubbi in merito, sempre per la famosa, per il famoso assioma per il quale la destra e la sinistra ormai non esistono più, sono solo collocazioni logistiche. Ma che invece questo è il governo che sta realizzando cose più di sinistra che più di sinistra non si può. Tutte cose che la sinistra vera non ha mai fatto, o meglio, quella che avrebbe dovuto essere la sinistra vera. Per cui, per esempio, allora, tutto è relativo visto chi c'era prima. Quindi diciamo qualche esempio. Dice, uno, chi delocalizza, e lo dicevamo prima, cioè prende i soldi dallo Stato, poi licenzia tutti e scappa con l'azienda all'estero, pagherà multe da 2 a 4 volte il beneficio pubblico, che poi restituirà con gli interessi. Due, contro la piaga della ludopatia, che prosciuga interi patrimoni, sono vietate le pubblicità e le sponsorizzazioni del gioco d'azzardo, pena multe salatissime. Io parlo di sanzioni più genericamente, sì, ma sì, sono multe perché si va in penale. Esatto. 3. Per i contratti di lavoro iperprecari, bellissimo iperprecari, di somministrazione a tempo determinato valgono le regole degli altri contratti a scadenza, non più di 4 proroghe per non più di 36 mesi. 4. I contratti a termine potranno durare 12 mesi per poi rinnovarli per soli altri 12. Bisognerà indicare causali credibili e con un piccolo costo in più per le imprese. Sì. 5. Fuori decreto si lavora ad un contratto collettivo nazionale per i lavoratori senza tutela del food delivery, quello che dicevamo prima, il cibo a domicilio, e fondi permettendo il reddito di cittadinanza per chi cerca impiego e fa 8 ore settimanali di lavori socialmente utili. Ok? Quindi, scavalcato a sinistra, e qua c'è la solita battuta al vetriolo di Trump, ci voleva poco, tra parentesi, da Di Maio. Fra i popcorn e la mega villa, il povero, si fa per dire, Renzi, schiuma di rabbia. Sì, adesso lo sta prendendo. Perché un nuovo mutuo. C'è un nuovo mutuo, già ne aveva 4.950 euro al mese, mi pare, di mutui. Adesso ne aggiunge un altro. Non so se questo qua vada a contribuire 4.950 euro al mese di mutui. No, questo si aggiunge. Si aggiunge. Da quello che mi ricordo. Benissimo. Perché siccome lui aveva pubblicizzato questo fatto di avere 15.000 euro sul conto corrente, si è comprato una villa che costa 1.300.000.000 di euro, un milione 1.300.000. Cari amici, un momento soltanto, stiamo riprendendo. Prego. Scusami, c'è andata via la voce per un attimo, Marco. Siamo nuovamente con tutti? Sì, nuovamente, vai. Sì, è andata via la voce quando parlavo di Renzi, deve essere un dispositivo della rete probabilmente. C'è una piccolissima ironia. Adesso questi soldi li prende con la carica di senatore, che è una carica che lui voleva abolire. Sì, perché il bello di tutto questo è che lui voleva abolire il Senato, e poi che fa quando si candida al Parlamento? Si candida al Senato. Ma questa fa parte delle 1001 incoerenze del personaggio. Io mi pare di aver capito che voglia fondare un nuovo partito, tra le altre cose. Ma è già da mo' che si capisce. Sì, che d'accordo, ma adesso sfasciando quello praticamente. Sì, no, ha contribuito ovviamente a sfasciarlo lui, ma questo è un altro discorso, con buona pace di tutti quelli che sono andati dietro. Non credo di dire cose inesatte, perché fondamentalmente i risultati elettorali ci dicono questo. E che il nuovo partito, che tra le altre cose si vocifera contenga anche le elementi di Forza Italia, tanto per non sbagliarsi, e anche qui non andremo a svelare nulla di nuovo,
In questo momento dovrebbe arrivare più o meno al 4%, diciamo, sì, di influenza nel panorama politico italiano. Quindi a questo punto io non so più che cosa consigliargli, perché ha già suicidato il PD. Se vuole suicidare un'altra forza politica, nascente, sì, può accomodarsi tranquillamente. Detto questo, sempre per tornare al nostro amico Renzi, e Marco Travaglio che ne parla, dice: ed estrae dal vecchio cilindro il solito coniglio ormai frusto e spelacchiato, il milione di posti di lavoro del suo Jobs Act, che in realtà produsse meno nuovi occupati, ammesso e non concesso che siano i governi. Attenzione che è andata via la voce di nuovo, cari amici, un attimo soltanto che ripristiniamo l'audio con i ragazzi. Attenzione un attimo soltanto, cari amici, riprendiamo un attimo la chiamata, perché c'è stata un'interruzione di linea, il collegamento è caduto. Ci scusiamo con tutti i nostri amici, vediamo un attimo cosa sta capitando nel frattempo che ripristiniamo la linea. Vediamo se possiamo mandare un brano alla regia, vediamo se nel frattempo la acchiappiamo di nuovo. State ascoltando Grilli per la testa, trasmissione condotta da Marco Grilli e in compagnia di Alviano Appi. Niente, abbiamo dei problemi di collegamento proprio con i conduttori. Vediamo se riusciamo, chiediamo scusa. Eccoci nuovamente qua, è successo qualcosa probabilmente. Sì, non so perché è andata via la voce. Non dovete parlare di Renzi, sennò... A questo punto deve essere una sanzione della rete, probabilmente. che sono anche, voglio dire, sono dati acclarati ormai, fatti arcinoti, o soprattutto mi sono anche peritato di citare le fonti, tanto per non essere tacciabile. Giustamente, di... giustamente. Speriamo che, insomma, questo personaggio non sa da parlare. Questo personaggio non sa da parlare. Ecco. Innominato. No, è diventato innominabile a questo punto. È diventato innominabile perché Manzoniano. Sì. Per parafrasare Manzoni. Va bene. Quindi queste sono, ormai taglio con la citazione di Travaglio, che però per me è sempre un piacere leggere e anche citare. E a questo punto cosa dici, Rosario? Passiamo alla nostra Costituzione Repubblicana, visto che ormai abbiamo preso la ottima abitudine di leggere gli articoli per ricordare alle persone che abbiamo una carta costituzionale a fondamento della nostra legislazione. Ovviamente. No, va benissimo. Sono le 18:37 adesso. Almeno credo ci possiamo concedere qualche articolo. Diciamo che avevamo finito la prima parte, che è quella, chiamiamola così, fondamentale, i primi 12. Adesso accederemo alla parte prima. Finora chiaramente ci siamo preoccupati di parlare di principi fondamentali, esatto, che sono l'articolo 1 e l'articolo 12, fondamentalmente potremmo parlare anche di parte prima, titolo secondo, o riprendere. Ma sì, potremmo riprendere il titolo primo, rapporti civili, dall'articolo 13 all'articolo 28. La parte prima consta di diritti e doveri dei cittadini.
Quindi prestiamo bene attenzione perché la lettera della Costituzione, partendo dall'articolo 13, comincia a parlare proprio della libertà personale, che è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In realtà questa parte l'avevamo già toccata in una trasmissione precedente, perché avevo proprio richiamato quante volte la parola legge venisse citata all'interno del testo, proprio per far capire che nulla, nulla si può fare al di fuori del quadro normativo, certo, che nel nostro caso si basa sulla gerarchia delle fonti, così chiamata, in testa alle quali abbiamo per l'appunto la nostra Costituzione. In effetti ero già arrivato all'articolo 28. Va bene. Quindi possiamo, a meno che non vogliamo riprendere tutto il titolo primo proprio per riparlare delle libertà e di quello che parla di, no, beh, ma se in termini di fede religiosa, di forma individuale associata o altre cose, carattere ecclesiastico. Se volete possiamo fare un richiamo rapido, sì, potrebbe proprio essere una buona cosa. Articolo 27. Sì. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole, noi prima abbiamo fatto il caso dell'imprenditore palermitano, che è ancora, diciamo, presunto innocente, sino alla condanna definitiva. In Italia, ricordiamoci, ci sono tre gradi di giudizio, per cui abbiamo primo, secondo, terzo grado costituito dalla Corte di Cassazione, detta anche la Suprema Corte, che è quella che per l'appunto ha la possibilità di cassare o confermare le sentenze dei gradi precedenti. Esatto. E dopo la sua pronuncia Non c'è più la possibilità di ricorso, a meno che non venga riaperto il caso e quindi in pratica si riparta da capo, cioè, con nuovi elementi, eccetera. Ma si tratta di nuovi processi, di nuovi processi e quindi di situazioni peraltro anche eccezionali, perché rarissimamente capitano. Adesso stanno per riaprirne uno. Tra parentesi, adesso aspettiamo notizie in questi giorni. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. In Italia la pena di morte è stata abolita. Articolo 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Quindi comunque ne rispondono. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Perché? Perché sono funzionari e dipendenti dello Stato. Di conseguenza, chi vede violati i propri diritti ad opera di funzionari e dipendenti dello Stato può ottenere risarcimento dallo Stato stesso come surrogato. Poi lo Stato si può anche rivalere dei dipendenti e dei funzionari, certo, secondo il caso, certo, laddove ricorrano. Ma questa è anche una garanzia per cui una violazione di quel genere abbia soddisfazione. Assolutamente sì, e noi vogliamo avere fiducia nell'ordinamento giuridico del nostro Stato, in questo senso, proprio perché la Costituzione si premura di prevedere l'ipotesi. Esatto. Quindi non una semplice, tra virgolette, semplice legge ordinaria o ad un atto avente forza di legge, ma la Costituzione repubblicana, che è la somma legge presente nel nostro territorio. Mi piace ricordarlo, anche se la cosa dovrebbe essere ormai data per scontata. Accediamo al titolo secondo, che ci parla dei rapporti etico-sociali, dall'articolo 29 all'articolo 34. Sono ormai le 18.42, ricordiamo che siamo su Radio Science, questa è Grilli per la testa, a condurla Alviano Appi e Marco Grilli, che fa il terzo di se stesso praticamente, e in regia abbiamo Rosario Moreno. Articolo 29 della Costituzione Repubblicana.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. E qui si potrebbe aprire un tema molto delicato e molto variopinto per parlare di famiglia arcobaleno. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Attenzione, qua parla di coniugi, non parla di sesso dei coniugi. E infatti la Costituzione rinvia ai limiti stabiliti dalla legge, quindi parliamo di legge ordinaria, può atti aventi forza di legge in qualche caso, ma generalmente legge ordinaria. Articolo 30. Il matrimonio ordinato, appunto, sì, sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Passo avanti, articolo 30. È dovere e diritto, non diritto e dovere, è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Questo è fondamentale perché? Perché una volta c'era una disparità di trattamento dal punto di vista, diciamo, giuridico, tra figli nati al di fuori del matrimonio e figli nati all'interno del matrimonio. Sì. E sostanzialmente il limite era dei 9 mesi, per cui il figlio nato dopo sostanzialmente i 9 mesi dal matrimonio era per definizione considerato figlio nato all'interno del matrimonio. I figli, con qualche eccezione per il discorso dei figli prematuri, nati prematuri, sì, parti prematuri, nati all'interno dei 9 mesi dalla contrazione del matrimonio, sì, erano parificati ai figli nati i figli naturali cosiddetti riconosciuti. I figli possono essere naturali o legittimi, legittimi se nati entro il matrimonio, naturali se nati al di fuori del matrimonio. Matrimonio che può essere, lo ricordiamo, civile o religioso, ovvero concordatario, cioè rito che vale dal punto di vista religioso per la sua formulazione con l'enunciazione degli articoli del codice civile all'interno della cerimonia, perché produca anche gli effetti civili del matrimonio stesso. Ok? Arricchiamo i contenuti. Questo non lo dice la Costituzione, lo dice il codice civile. Hai fatto un po' di... Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Quindi in sostanza è l'ordinamento statuale che si sostituisce per tramite di persone identificate ai genitori naturali, sì, nel caso in cui questi fossero impediti per un motivo o per un altro, o per loro scelta impedissero a se stessi di essere genitori. Esatto. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità, tematica assai delicata. Sono Rosario, sono ormai le 18:47, abbiamo tempo per un altro articolo velocemente? Certamente. Articolo 31. La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Direi di chiudere qui con l'articolo 31 e riprendere dall'articolo 32 la prossima volta. Che dire, è veramente ricco questo testo. Sì. È lungimirante. Molto, molto. È una base, certamente alcune cose possono essere perfettibili dal 48 al 18. Sono passati 70 anni e tante cose si stanno modificando, però è veramente una base, un terreno
sul quale si deve lavorare con delicatezza perché è preziosissimo. La falce che avevo intenzione di usare, diciamo con il referendum di 2 anni fa, di quasi 2 anni fa, di 1 anno e mezzo fa, era veramente tremenda e mi avrebbe stravolto questa essenza, questo profumo che si può quasi percepire quando e ricordiamolo in chiusura, questa Costituzione è il frutto delle menti e del lavoro, dell'applicazione di forze assolutamente trasversali. Quindi parliamo di Democrazia Cristiana, parliamo di Partito Comunista Italiano, parliamo di Partito Socialista, parliamo di tutti i partiti che in quel momento come dire, erano protagonisti della scena politica italiana nell'immediato dopoguerra. Guarda, dopo quella grandissima sofferenza, per un attimo la mente e il cuore delle persone si era soffermata sull'essenzialità della vita. E avevano messo il suo significato e la sua importanza. Detto questo, chiudiamo per oggi. Io ringrazio tutti quanti per essere stati al nostro ascolto. Ringrazio Alviano come sempre. Grazie a voi, grazie a voi. E ringrazio Rosario. Non ringrazio me stesso perché sarebbe veramente ignominiosa come cosa. Vi saluto calorosamente. Vi rimando alla prossima puntata. Ciao e grazie. Buonasera.